Ciao! Allora, questo è un haul perché sono appena tornata, sono stata alla Sephora, mi era arrivato lo sconto del 20%. Io in genere aspetto sempre che mi arrivano questi sconti un po' più pregni di significato per fare qualche acquisto, magari che appunto da un po' di tempo, un pochino più costoso. Quindi, insomma, sapevo che più o meno in questo periodo sarebbe arrivato, infatti è arrivato e oggi sono andata a fare qualche acquistino. Ho preso delle cose molto interessanti, una cosa che mi ha molto divertito e fatto ridere, adesso vi faccio vedere. E poi sono passata anche all'OBS perché ancora non avevo avuto modo di vedere gli smalti nuovi. Vi faccio vedere prima che cosa ho comprato. Che volete vedere prima? Dice che vuoi da noi. Vi faccio vedere prima gli smaltini dell'OBS. Ho preso. Quanti ne ho presi? 5? 5 smaltini, sono molto carini, devo dire. Tiro fuori, se no faccio un casino con questa busta. Ho preso, diciamo, dei. Ecco, butto la busta così non ne parliamo più. Ho preso dei colori abbastanza autunnali, ecco, sì, mi sono piaciuti moltissimo e li ho scelti appositamente. Allora, il primo che vi faccio vedere è un oro un po' champagne, molto carino. Ha questa luminescenza, non sono glitteroni, sono molto molto sottili. Quindi. Questo per esempio era l'ultimo, io sono sicura che questo è stato aperto, sono sicura. Si chiama 140 Go Bold, non penso che si legga, perché il nome è qui sotto ed è veramente minuscolo. Comunque, questo qua, doratino. Poi ho preso questo colore qui, che invece è un nocciola, si chiama 120 Cookie Love, esatto, un colore biscotto. Questo qua, il 120 Cookie Love, ed è proprio un color nocciola biscotto e dentro ha dei glitterini oro, ma sempre piccoli piccoli. Lo vedete dal tappo comunque la finitura. Quando sono cream, appunto, non hanno i glitterini anche all'interno del tappo, altrimenti il tappo è fatto più o meno nel colore proprio dello smalto, rispecchia poi lo smalto. Sono molto carine queste boccette, costano 1,99 € e sono 8 ml di prodotto. Poi questo fa proprio Halloween, fa proprio sì, decisamente, è un color zucca, qui sembra un pochino più rosso, almeno da come lo vedo io adesso in questo momento qua inquadrato, poi non lo so come verrà fuori il video, però è un po' più color zucca, proprio color zucca. E questo è il 116 Gorgeous Bling Bling. Non so se si veda, comunque cerco di farvi vedere qualcosa, il colore è molto carino. Molto particolare, sicuramente colori che non ho. Poi c'è questo verde bellissimo che si chiama 139 Walk on the Wild Side. 139, sì. Ed è questo verdone scuro e all'interno ha questi micro micro glitterini verde su verde. E, diciamo, rispetto al verde di base, il verde di base sembra quasi un verde bottiglia, mentre i glitterini vanno più sul verde smeraldo. Quindi. Ed è questo qua. E ultimo, uno che avevo già e che non mi era piaciuto, di quelli piccolini. Spero che questo l'abbiano fatto meglio perché il colore mi piaceva tanto, ma non mi piaceva la resa sulle unghie. Chissà, speriamo bene. 122 Chic Reloaded. Ed è questo colore particolarissimo che praticamente è un duochrome, quindi dal viola al verde. E se vi ricordate, c'era già nella vecchia collezione, insomma, come si chiamavano quelli che c'erano prima piccoli? Però ripeto, io l'avevo preso e poi l'ho levato di mezzo perché non mi piaceva sull'unghia, non mi piaceva. Spero che questo qua, insomma, l'abbiano riformulato perché il colore era molto carino. Questi sono gli smalti che ho preso. Ho speso 10 euro, insomma, sono 5, con 1,99 l'uno, più o meno 10 euro. And that's all. Poi. Sono andata appunto da Sephora. Sono andata da Sephora e mi hanno dato dei campioncini ma abbastanza scamuffi. Però devo dire che in questa Sephora dove sono andata c'è la responsabile che si ricorda di me, tra l'altro è lei che mi fece anni e anni or sono la tessera, quindi io ne giro diverse perché dipende da dove sto, quindi ho la fortuna di poterne girare diverse. E mi ha dato i campioncini del fondotinta della Sephora. E dietro ci sono due colorazioni per ognuno, e quindi questo, e poi un profumo da uomo, Bulgari,
è un profumo, perché ho comprato anche un profumo da uomo, ma non è per me, è un regalo. È un profumo da donna, e poi ho comprato un profumo da uomo, non è per me. Vabbè, abbiate pazienza. È un profumo da donna. Oddio, per quanto io conosco persone, tra cui ad esempio la mia mamma, a cui piacciono i profumi da uomo, quindi non è detto, comunque non è per me. E poi mi hanno dato altri due campioncini che sono del profumo che invece ho preso per me, che mi ha fatto molto ridere. E adesso vi spiego tutto. Allora, tiriamo fuori tutto l'ambaradan. Allora, che cosa ho preso? Ero decisa a prendere un'altra tinta di quelle di Yves Saint Laurent. Con lo scorso sconto del 20% ne avevo presa una ed era prima dell'estate, insomma, primavera scorsa. Non ricordo se la numero 16, boh, comunque è un fucsia molto acceso, molto estivo. Volevo un colore da mettere invece più adesso, una cosa un po' più portabile, non troppo strong. In realtà ero orientata verso il numero 4, che è un color mauve, il nome è mauve qualche cosa. E invece alla fine non mi piaceva tanto lo stesa sulla mano e ha la resa molto diversa dalle altre, non è bella uniforme, glosso, uniforma, uniforme, glossosa, rimaneva un po' sciacquetta, un po' strana, quindi avevo paura che poi non mi piacesse. Per cui alla fine sono andata sul numero 7, si chiama Coral Acquadique, boh, non lo so, non so neanche se riesco a farvelo vedere perché fa tutti i riflessi del mondo. Boh, acquatic, non lo so, ve lo faccio vedere. Non ve la swatch adesso perché ancora non ho aperto niente di queste cose. È questo colore qui, quindi è un colore leggermente sul corallo, molto chiaro e molto portabile, quindi è questa qua. Poi ve la farò vedere. E poi che altro ho preso? Ho preso un'altra cosa che volevo da tempo immemore ed è il Rosy Glow di Dior. Come c'ha, tutte le confezioni sono specchiate, non si vede niente, non si vede nulla, è impossibile. Comunque si chiama 001 Petal. Allora, volevo dirvi i prezzi, se trovo qualcosa, forse qui. Allora, la tinta per labbra costa 27,50 euro a prezzo pieno. Poi ripeto che l'ho presa col 20. Il Rosy Glow, che lo apriamo insieme, così vediamo un po'. Ma penso l'abbiate visto in tutte le salse possibili e immaginabili. Quindi c'è la solita custodia della Dior. Io ho diverse palette di Dior, quindi di queste custodie. Devo dire che però queste qui non si fanno brutte. Ce l'ho da diverso tempo anche. Ed è, oddio, questo, il blush questo qui, che era uscito credo con la collezione natalizia dello scorso anno e poi dopo è stato messo nella collezione permanente. Ne ho sentito parlare molto bene, a me piacciono tantissimo i blush, sicuramente non ho una cosa del genere, quindi ho aspettato di poter avere un po' di sconto perché questo a prezzo pieno mi sembra che costi sui 38 euro e qualcosa. Costa 38,90 euro. Sì. E quindi questo è il Rosy Glow. E per finire, sono stata attirata da uno stand dove c'era un profumo da provare. Intanto lo apro, farò casino. E ho detto, ma che cos'è? Andiamo un po' a curiosare. Mi piacciono molti profumi, io li cambio sempre. Solamente uno ricompro sempre, che è l'Alien di Terry Mugler, non so come si pronunci, e quello lo ricompro sempre. Però poi in genere, insomma, ne uso più di qualcuno contemporaneamente, c'ho sempre qualcosa di nuovo. E niente, praticamente ho visto questo stand, questo espositore con questo profumo molto curioso, mi sono avvicinata e mi sono accorta che era il Lady Gaga Fame, questo qui, Black Fluid. Molto curioso, cioè faceva quasi effetto doverlo prendere per provarlo, perché mette un po' in soggezione, c'è tutta una base, tutta una cosa, insomma, abbastanza particolare. Io ho preso quello da 50 ml, Eau de Parfum 50 ml, costa, non costa tanto, costa 45 euro, sempre poi da scontare del 20. E il profumo in questione
è questo. E il profumo è proprio nero. È questo qui. Riesco ad aprirlo. E qui poi c'è il nome sotto il tappo, che fa anche da appoggio per la boccetta. Così. Quando si chiude, così. Il profumo è particolare, è dolce, quindi vi deve piacere questo genere di profumo. Io l'ho provato prima sulle solite striscette, poi in genere quando un profumo dopo un po' sento che potrebbe essere al naso qualcosa che mi possa piacere, lo spruzzo nell'incavo del braccio un pochino, lo faccio un po' evaporare, nel frattempo faccio i miei giretti e poi sento se mi piace addosso. Con questo ho fatto così, mi è piaciuto, è molto particolare, quindi. Mi piaceva anche l'idea poi di tenerle, perché le boccette comunque le conservo sempre. E niente, mi è piaciuto. È molto Lady Gaga style. E la cosa carina, a parte che mi hanno regalato anche due campioncini in più, ma mi hanno dato a un certo punto la ragazza della casa, cioè, aspetta un attimo, vado a prendere una cosa. Io pensavo che era un omaggio o qualche altro profumo, non lo so. È venuta fuori con questo. Sono due set, queste uno e queste due, sono unghie finte, fatte a punta, queste con la punta dorata e queste qua invece hanno le borchie sopra. Io sicuramente mi divertirò a mettermele, poi vabbè, le metterò per gioco e per scherzo, però sicuramente, cioè una patita come me di unghie e di smalti che mi danno una cosa del genere, per me è il gioco dei giochi. Quindi questo me l'hanno regalato con lo smalto, sì, con il profumo. Questa haul confusionaria penso di avervi detto tutto. Se mi sono dimenticata qualcosa, metterò notine per qualche prezzo che ho dimenticato, o comunque li metterò lo stesso, vediamo. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao! Questo assolutamente rinunciabile. Poi, sempre un irrinunciabile, è il Primer Potion. Tra tutti i primer è quello con cui mi trovo meglio. Per esperienza posso dire che dipende molto dal vostro tipo di palpebra. Questo